quarta vittoria consecutiva per la Salernitana che con il 2-0 sul Monza consolida il primato in classifica del girone A e porta a 3 i punti di vantaggio sulle inseguitrici. La gara si sblocca dopo soli 5 minuti, errore di Jacopino e Tsatmari si trova solo davanti al portiere. Lento ma estremamente preciso il raso terra dell'attaccante dal limite dell'area. Il Monza reagisce e si rende pericoloso al 18esimo con Walenbo, ma il destro del centrocampista biancorosso è impreciso. Al 29esimo ancora uno svarione difensivo del Monza, stavolta Litteri però non inquadra la porta. 3 minuti dopo gli ospiti si riaffacciano in area granata con Seedorf tra i migliori dei suoi, ma Polito respinge. Al 37esimo Salernitana in gol con Litteri, ma l'arbitro aveva già fischiato un fuorigioco. Dopo l'intervallo la Salernitana si ripresenta ancora più determinata e al 14esimo passa ancora. Slalom sulla sinistra di Legittimo che coglie Westerveld fuori dai pali e trasforma un cross in un pallonetto imparabile. A questo punto il Monza sparisce dal campo, i padroni di casa potrebbero addirittura dilagare. Prima Sedivez calcia alto a pochi metri dalla porta, poi Ragusa si fa deviare la conclusione ravvicinata. Infine ancora Sedivez tutto solo, non trova la porta. Finisce 2-0 e la Salernitana si gode il meritato primo posto.